Signori, buonasera, sono il presidente del Laboratorio d'Arte Bonsai di Staranzano. Vogliamo festeggiare questa sera il ventennale della nostra associazione e abbiamo presenti le autorità. Comunque la nostra tre giorni è una tre giorni di gioia, dove avremo presenti due relatori, Luca Bragazzi e Francesco Santini, che vengono a trovarci. Sono riconosciuti a livello internazionale. Abbiamo la gioia di averli qui con noi. Adesso vorrei passare la parola un attimino, almeno un attimino, a qualcuno, al signor sindaco. Grazie, un saluto molto veloce, perché penso che tutti assieme non vediamo l'ora di vedere la mostra che è stata allestita nel municipio e che immagino sarà, erano bellissime quelle degli anni scorsi, ma quella del ventennale. Mi immagino e mi aspetto, insomma, che sarà particolarmente eccezionale quest'anno. Io devo fare i miei complimenti al Laboratorio Bonsai, perché è un laboratorio che unisce tante persone in una passione, insomma, che è abbastanza particolare, non è così diffusa, e anche per questo motivo una storia lunga, 20 anni, diventa ancora più importante. Però lo so, perché lo so che la passione e la perseveranza che ci viene messa dal Laboratorio Bonsai di Staranzano è veramente tanta, e questo è probabilmente il premio per tanti anni di lavoro. Abbiamo addirittura il piacere e l'onore di ospitare, di avere qui con noi il prefetto di Gorizia, che ci ha fatto il piacere di essere presente a questa inaugurazione. Quindi penso che meglio di così, veramente, una giornata come oggi, a prescindere dal problema che ha avuto la banda, non poteva andare. Quindi penso che adesso manca solo il taglio del nastro e poi potremo godere di queste bellissime, della visione di queste bellissime piante. Riusciamo a fare